300 g di farina per pizza o focacce, 200 g di semola, 300 g di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, 15 g di sale e 5 g di zucchero, 50 g di olio, extravergine di oliva ovviamente. La prima cosa che andiamo a fare è pesare 100 g di acqua che andiamo a mettere poi nel boccale insieme a zucchero e lievito. Quindi 100 mettiamo nel boccale con zucchero, lievito ed impostiamo per 2 minuti 37 gradi a velocità 2. Quindi 2 minuti velocità 2 gradi 37. Andiamo via. Adesso dai 300 g di farina andiamo a pesarne 50 e li andiamo ad aggiungere al nostro composto all'interno del boccale. Quindi aggiungiamo i 50 g di farina e andiamo ad impostare un minuto a velocità 3. Un minuto, velocità 3, andiamo via. Adesso lasciamo riposare il composto così ottenuto per 10 minuti, dopodiché passeremo ad aggiungere le farine. I 10 minuti sono trascorsi, adesso andiamo a mettere i residui 250 g di farina, la semola, la restante acqua, e andiamo ad impostare la modalità automatica impastare per un minuto. Un minuto, andiamo via. Adesso aggiungiamo l'olio. Impostiamo di nuovo funzione impastare che già è selezionata per un minuto ancora. Nel frattempo avremo oliato una ciotola come questa in cui andiamo a trasferire il composto per lasciarlo a lievitare circa un paio d'ore. Quindi ecco il composto, ci aiutiamo sempre con dell'olio per staccarlo dal boccale. Composto molto elastico, guardate. Quindi lo mettiamo nella ciotola e lo lasciamo lievitare, come vi ho detto, per circa un paio d'ore. Ci vediamo dopo. La focaccia ha raddoppiato il suo volume, vedete. Adesso la andiamo a mettere in una teglia leggermente oleata per poter terminare la lievitazione nella teglia. Diciamo che una volta messa nella teglia la lasceremo lievitare di nuovo un'altra ora e mezza circa. Quindi la mettiamo piano piano. La stendiamo leggermente con le mani, sempre oliate. Vedete, ci sono delle bolle di lievitazione, cerchiamo di non scoppiarle, cerchiamo di spostare l'aria
maniera molto delicata. Ecco qui, io la lascerò appunto riposare e lievitare per un'altra ora e mezza circa, dopodiché procederemo al condimento. Vi faccio vedere la fase successiva tra circa un'ora e mezza. Come vedete la focaccia è molto cresciuta, adesso ho messo a preriscaldare il forno a 250 gradi, vado a condire la mia focaccia. La prima cosa che farò è creare un'emulsione di acqua e olio e la vado a spalmare su tutta la mia focaccia per ammorbidirne la superficie. Delicatamente. Poi vado a mettere i pomodorini, spingendoli un pochino all'interno della focaccia. Metto qualche oliva. Poi se vi piace, a me personalmente sì, mettiamo anche qualche pezzettino di cipolla. Adesso andiamo ancora a mettere un po' d'olio, quello dei pomodorini, con cui avete condito i pomodorini in precedenza. La focaccia è pronta, vi faccio vedere. Guardate le bolle come sono gonfie e la inforniamo, appunto vi ho detto, per circa 35-40 minuti o finché comunque non vedete che la superficie è bella dorata. A dopo vi faccio vedere il risultato finale. Ho tirato la focaccia fuori dal forno, come vedete è molto alta, soprattutto molto morbida. Adesso vado a fare una fetta e vi faccio vedere il suo interno. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito anche ad iscrivervi al gruppo Facebook Messer Cuisine Connect Plus Italia per scambiarvi questa ad altre ricette e tantissimi consigli ed idee per i nostri robot da cucina. In più, vi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messiericette.it. E buona focaccia a tutti voi!